Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video sul canale di Fumetto Online. Oggi un video a tema Halloween. Beh, perché? Perché Walt Disney ha fatto tantissimi cortometraggi in uno stile un po' scheletrico, un po' pauroso. Quindi ho pensato potesse essere una buona idea proporvene qualcuno. Si tratta di una top 5 cortometraggi che secondo me sono da vedere la sera di Halloween, quindi mi raccomando, guardate questo video fino alla fine e fatemi sapere cosa ne pensate e se anche voi questa sera guarderete uno di questi corto, oppure più di uno, magari anche tutti. Detto questo, iniziamo subito col video, ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo, il gruppo Telegram sotto in descrizione, unitevi, mi raccomando, siamo più di 40 persone che si possono confrontare, parliamo di fumetti, ci divertiamo, scherziamo. E ovviamente iscrivervi al canale per altri video simili a questo. Voi che cosa volete? Basta litigare. Via cani. Allora ragazzi, come primo corto vi propongo Mickey Mouse The Haunted House. Di cosa parla? Si tratta di un cortometraggio di Topolino, chiaramente Mickey Mouse, del 1929, in cui Topolino entra, c'è una tempesta che è fortissima fuori, e Topolino si rifugia in questa casa. E in questa casa succedono cose misteriose, fantasmi, entità paurose, insomma. Molto molto bello, ve lo consiglio, guardatelo se ne avete l'occasione. È anche abbastanza breve. La cosa bella è proprio come Walt Disney riesce a rendere anche queste atmosfere un po' tetre, un po' lugubri, comunque molto scherzose, amichevoli, divertenti. Insomma, un corto che si può vedere anche con gli amici per farsi due risate. Magari glielo fate vedere su YouTube, visto che dura davvero poco. Ah, giusto, ci tengo a dire una cosa. Questa classifica non è per merito, nel senso che non è che il primo è il più bello, l'ultimo è il meno bello. Semplicemente è l'ordine con cui mi sono venuti in mente. Quindi procediamo. Il secondo che vi propongo è The Mad Doctor, ragazzi. Del 1933, The Mad Doctor. Questo, a differenza del primo, ha una trama già un po' più complessa, quindi non ve lo spoilerò, ma vi consiglio davvero di guardarlo perché è molto molto figo, davvero interessante. Tra l'altro mi sa che lo abbiamo visto anche in uno dei video, la prima apparizione di, se non ricordo male, ma potrei sbagliare. Comunque mi raccomando, guardatelo e fatemi sapere, importantissimo ragazzi, nei commenti fateci sapere cosa ne pensate e ci teniamo davvero tanto. Quindi fateci sapere la vostra opinione, insomma. Il prossimo corto che vi propongo fa parte della serie Silly Symphonies. Infatti Walt Disney ha iniziato a produrre questi cartoni animati che si chiamavano Silly Symphonies, di cui fanno parte, insomma, diversi cartoni. Ed è andata avanti per molto, perché alcuni di questi sono anche a colori. Comunque, oggi vi proporrò due cartoni della Silly Symphonies. Il primo, quello di cui parlo adesso, si chiama Egyptian Melodies, mentre l'altro, famosissimo, ovviamente immancabile, si chiama The Skeleton Dance. Ragazzi, The Skeleton Dance è famosissima, è famosissimo come cartone, lo conoscono tutti, è davvero bello da vedere, è molto divertente, molto molto divertente. Il discorso è che di tutti questi cartoni, tranne uno, cioè in realtà tre, quindi tranne The Mad Doctor, Mickey Mouse, The Haunted House e il prossimo di cui parlerò, gli altri non hanno proprio una trama, quindi potete anche skippare magari mentre lo vedete, insomma sono da vedere così, anche potete magari anche metterli in sottofondo mentre fate qualcosa, perciò molto molto consigliati. E il prossimo, The Gorilla Mystery, ragazzi. Di cosa parla The Gorilla Mystery? C'è questo gorilla gigante che rapisce Minnie. E Topolino dovrà salvare questa Minnie, la sua fidanzata, come sappiamo tutti. E con questo episodio, con questo ultimo cartone che vi propongo, si conclude anche questa top 5 di cortometraggi da vedere la sera di Halloween. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, fatecelo capire con un mi piace, così sappiamo se proporne altri, se insomma fare qualcosa di simile in futuro. Iscrivetevi al canale con la campanella attiva per non perdervi altri video come questo. E ultimissima cosa, poi giuro che la smetto, il gruppo Telegram, ottimo luogo in cui discutere, parlare di fumetti e anche venderli, perché
si può comunque vendere, comprare, insomma, potete organizzare. Va bene, io vi saluto, buon Halloween, buon 31 ottobre, buon 2 ottobre, buon ponte, insomma, spero stiate facendo qualcosa di interessante e di divertente. Io vi saluto, noi ci vediamo in un prossimo video. Tutti i giovedì, vi ricordo, il topo della settimana alle ore 3, alle ore 15, più altri video extra durante la settimana. Ciao a tutti!